Buongiorno a tutti, oggi in studio per questa puntata sulla storia dell'ammutinamento del Bounty abbiamo degli ospiti che voglio salutare, il Pino Ceronte, Alberto Vecchio Lupo di Mare, il cane da caccia e la farfalla. Vi invito quindi ad iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella. La mattina del 28 aprile 1789, il giorno dell'ammutinamento, solo 18 uomini poterono seguire Bligh stipati dentro una piccola scialuppa in pieno Oceano Pacifico. Coloro che non presero parte attiva all'ammutinamento, una volta che la nave ritornò a Tahiti, sbarcarono sull'isola in attesa che una nave inglese li venisse a riprendere. Gli ammutinati, invece, capeggiati dal loro leader Fletcher Christian, cominciarono a vagare per l'oceano in cerca di un nascondiglio. Ma dove andare senza essere scoperti? Nella biblioteca di bordo di Bligh, Fletcher lesse la descrizione di un'isola piccolissima, tutta cinta di scogli, scoperta poco più di 20 anni prima da un giovane ufficiale inglese. Si trattava dell'isola di Pitcairn, disabitata, e cosa ancor più sorprendente, si scoprì che la sua rotta era stata segnata in maniera errata sulle carte nautiche del tempo. Un nascondiglio perfetto per chi avesse voluto far perdere le proprie tracce. Pochissimi tra gli uomini imbarcati sulla scialuppa con Bligh pensavano che un giorno avrebbero rivisto l'Inghilterra. Li aspettava un lunghissimo viaggio di 3.600 miglia nautiche, ovvero più di 6.000 chilometri, per arrivare al primo insediamento europeo a Timor in Indonesia. Un viaggio pieno di stenti e rinunce. Un solo uomo manteneva una fiducia incrollabile di riuscire nell'impresa. Il suo nome era William Bligh. Perché Bligh, dopo la breve sosta a Tofua, decise di proseguire il viaggio fino a Timor senza fermarsi definitivamente in una delle tante isole più vicine? Il motivo è presto detto: le varie isole vicine, come le Figi ad esempio, erano infestate dai cannibali e inoltre, per arrivare più velocemente in Inghilterra, era più semplice se si fosse giunti in una base europea come quella olandese di Timor. La grande impresa marinaresca di Bligh riuscì perfettamente. In poco più di 40 giorni Timor venne avvistata e il 14 marzo del 1790 infine Bligh giunse a Plymouth. Venne processato da una corte marziale dove poi venne assolto e una nave fu inviata nei mari del sud alla ricerca delle canaglie da impiccare. Se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella.